Salve, ben ritrovati con la nuova edizione dell'informazione del TG Blu. In apertura alla cronaca, ricorderete la bomba alla pizzeria Mia fatta esplodere il primo aprile scorso provocò ingenti danni alla struttura tanto esternamente quanto internamente. Siamo a Foggia, ebbene, sarebbe Luciano Cupo, 44 anni, l'autore della bomba. L'uomo è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Foggia, coordinati dalla procura. Pretendeva che acquistassero la mozzarella per la pizza da un caseificio di suoi amici e quando non lo hanno più fatto ha piazzato una bomba davanti al loro esercizio commerciale. E quanto scoperto dagli agenti della squadra mobile di Foggia, che, coordinati dalla procura, hanno arrestato Luciano Cupo di 44 anni con le accuse di estorsione, detenzione e porto di ordigno esplosivo e di danneggiamento. Cupo avrebbe piazzato l'ordigno esploso la notte del 1 aprile dello scorso anno davanti alla saracinesca della pizzeria Mia di via Guido d'Orso. Secondo quanto emerso dalle indagini, Cupo, qualche mese prima, si era recato dai proprietari dell'attività minacciandoli che avrebbero dovuto acquistare le mozzarelle per le loro pizze da un caseificio a lui vicino. I proprietari prima accettarono, ma dopo qualche settimana tornarono a rifornirsi da un caseificio nel napoletano. Così Cupo tornò a minacciare i proprietari. «Cosa dobbiamo fare?» avrebbe detto. «Per non farvi più scaricare le mozzarelle dei napoletani? Volete fare la fine delle altre pizzerie della pasticceria?» Un chiaro riferimento ad altri esercizi commerciali che avevano subito attentati dinamitardi. Dopo un primo momento di non collaborazione, i titolari della pizzeria hanno deciso di raccontare tutto alle forze dell'ordine e proprio grazie a questa collaborazione hanno ottenuto anche degli aiuti economici dallo Stato. Le indagini sono ancora in corso perché, secondo gli inquirenti, Cupo non avrebbe agito da solo. Inoltre non si esclude che altri esercizi commerciali abbiano subito la stessa estorsione. E alla conferenza stampa era presente anche il procuratore capo Leone De Castris, che ha sottolineato come l'arresto sia una risposta al particolare momento storico che sta vivendo la città di Foggia e ha ribadito che la giustizia fa sempre il suo corso nonostante molte volte i cittadini si aspettino che sia molto più rapida. Un appello ai commercianti invece affinché collaborino con le forze dell'ordine giunto dal sostituto procuratore titolare delle indagini. La collaborazione è importante. Noi capiamo le difficoltà e le paure che le vittime hanno, soprattutto in un ambiente in cui si manifesta in modo violento la presenza della criminalità. Però nel momento in cui la vittima, vittima di estorsione, vittima di usura, collabora con noi, non solo ci permette di chiudere le indagini, che comunque svolgiamo con tutti gli strumenti investigativi che abbiamo, ma permette anche alla vittima di accedere al fondo a tutela e di solidarietà delle vittime, permette alla vittima anche di poter fruire, ed è una cosa importante in questo anche periodo economicamente difficile, di poter fruire della sospensione dei procedimenti esecutivi che ha nei suoi confronti, come sospensione di mutui e di altre attività economiche che possono incidere e aggravare la situazione economica ed imprenditoriale della vittima. Quindi noi chiediamo alle vittime di collaborare. Noi siamo presenti noi forze di polizia e magistratura, collaborate, aiutateci a trovare i responsabili, sia perché non potete rispondere sia al carico economico che la vostra impresa ha, sia al carico economico che vi impone la criminalità organizzata. Sono imprese poi le vostre destinate ad avere delle difficoltà, mentre noi vi possiamo aiutare sia a tutelare l'incolumità vostra e della vostra famiglia, sia ad aiutarvi a recuperare economicamente quello che la criminalità organizzata sta tentando di farvi perdere. Andiamo ora a San Severo, terremoto politico. Ieri sera azzerate tutte le deleghe agli assessori, si rifà la squadra da capo mantenendo i 5 che non sono dimissionari, 2 lo erano, Albanese dei lavori pubblici qualche giorno fa e Cicerale proprio ieri, Antonio Cicerale, l'assessore alla legalità, per il quale è emersa la notizia di imputazione in un procedimento giudiziario per ricettazione di opere d'arte, una notizia che ha fatto molto rumore e che ha costretto il sindaco ad agire da un punto di vista amministrativo.
terremoto politico a San Severo, azzerate tutte le deleghe e gli assessori, lo ha comunicato ieri in serata il sindaco Miglio con una nota stringata al termine di una giornata convulsa. L'azzeramento arriva all'esito delle dimissioni dell'assessore albanese dei lavori pubblici prima e dell'affare Cicerale poi, l'assessore alla legalità rivelatosi imputato in un procedimento giudiziario per ricettazione di opere d'arte e beni archeologici e che ieri stesso, a notizia emersa, ha rimesso la sua delega al sindaco. Dimissioni accettate da Miglio, troppo rumorosa per il sindaco la faccenda per far finta di nulla. La decisione di azzerare le deleghe arriva all'esito di una sfiancante riunione di maggioranza. Sono molto 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 dispiaciuto di quello che è accaduto, perché ritengo che Antonio sia una persona per bene, una persona onesta, un valido collaboratore e amministratore. Non avevo io nessuna conoscenza di questa situazione e per la verità lo stesso Antonio Cicerale mi ha detto che all'atto della nomina lui non aveva conoscenza formale di questa citazione a giudizio. Tuttavia l'amministrazione comunale non poteva far finta di nulla. E Damone dice non ne sapevamo niente, è così. Io credo di aver dato dimostrazione in questo anno e mezzo di avere una buona capacità di ascolto e di dialogo e di confronto con tutti. Qualche volta addirittura mi si rimprovera di essere eccessivamente dialogante, ma ritengo che questo sia il metodo giusto. I 5 assessori sopravvissuti, garantisce, resteranno in campo con deleghe diverse che saranno riordinate entro la prossima settimana e con un occhio al PD, ormai organico, alla maggioranza. Anche questo è oggetto di riflessione. Voi sapete, il Partito Democratico, non senza lacerazioni al proprio interno, ha deciso di aderire organicamente a questa amministrazione, tant'è vero che lo stesso segretario La Pietra ieri ha presenziato alla nostra riunione di maggioranza e verificheremo se ci sono le condizioni e i presupposti perché possano loro esprimere un assessore. Ed ora andiamo a Manfredonia. Dopo 16 anni il faro torna ad illuminare la città grazie all'iniziativa dell'Associazione Arte in Arco, visite guidate anche durante tutto il periodo natalizio. Le straordinarie immagini che state vedendo sono state girate da Bruno Mondelli, presidente dell'Associazione Arte in Arco. Manfredonia vista dall'alto e dal faro del Molo di Levante, che durante il periodo natalizio sarà aperto al pubblico per le visite guidate organizzate proprio dall'associazione presieduta da Mondelli. L'idea di accompagnare i cittadini a vedere il faro, a vedere dal faro la nostra città, è una cosa che ormai volevo fare da tanto tempo. Intanto, fino al prossimo 6 gennaio, il faro di Manfredonia tornerà ad illuminare l'abitato. I raggi luminosi della sua lanterna, oltre a proiettarsi sul mare fino a Baia delle Zagate, si dispiegheranno anche su parte della città. Dopo 16 anni, era il 1999, quando il fascio di luce fu oscurato perché dava fastidio ai residenti della zona. Abbiamo pensato di fare un regalo alla città. Dal giorno 8 di dicembre al 6 di gennaio saranno asportati i pannelli oscuranti che non permettono al raggio del faro di entrare nella città. E in questi giorni del Natale e delle festività abbiamo pensato di farci questo regalo. La riscoperta del faro la si deve a Bruno Mondelli, che più di tutti sta credendo al rilancio turistico della città. Quello che si vede dalla sommità è davvero indescrivibile. Manfredonia che si vede dall'altezza del faro, come Manfredonia che si vede dall'alto, è una Manfredonia completamente diversa, è una Manfredonia che noi vorremmo. Il fascino del faro, un monumento sempre ben tenuto e ben custodito da Ottavio Greco, il vero guardiano del faro di Manfredonia. Queste erano le immagini di Manfredonia, ci spostiamo ora a Torre Maggiore. Domenica sera inizierà una importante iniziativa culturale, nasce il Centro Culturale Maria Teresa di Lascia, un'associazione dedicata al politico, giornalista e scrittrice di Rocchetta Sant'Antonio, scomparsa prematuramente, ed è un'iniziativa singolare nel suo genere. Nasce anche a Torre Maggiore l'associazione culturale dedicata a Maria Teresa di Lascia. Domenica sera sarà l'occasione per presentarsi alla città. La sede operativa è la Bottega dei Miracoli, una vineria in cui si potrà assaggiare del buon vino e leggere un buon libro. Sì,
Questo centro culturale nasce dall'unione di 13 persone, diverse tra loro per estrazione sociale, cultura e lavoro, che hanno conosciuto le opere di Maria Teresa di Lascia e intendono interpretare il suo desiderio di una maggiore cultura a livello giovanile nella zona provinciale, e cerchiamo di farlo nostro su Torremaggiore. Ci saranno tanti eventi a sfondo culturale che cercheranno di far capire ai giovani che la cultura non è un mostro e la cultura non è morta. Noi intendiamo continuare a farla vivere attraverso questo nostro impegno, che da un lato è nel nostro tempo libero e dall'altro lato farà in modo che a Torremaggiore e comunque per tutta la zona limitrofa ci sia un qualcosa in più per i giovani, che non siano i soliti locali o la solita noia esistenziale che possono provare. Antonio Piano, tu sei tra i soci fondatori, ci hai tenuto a rimarcare che questa associazione non è politica, è un'associazione squisitamente culturale che farà anche delle cose originali, se pensiamo insomma che ha sedi operative in una vineria e libreria, e che in questi giorni si sta portando avanti un'altra iniziativa molto interessante, che è la aperitivo in inglese. Sì, ma queste è solo una delle tante cose che abbiamo in programma. Perché Maria Teresa di Lascia, in breve? Perché Maria Teresa di Lascia, dal punto squisitamente culturale, era di Rocchetta Sant'Antonio ed era una delle persone che soffriva, che ha rappresentato nel suo libro Passaggio in ombra, la sofferenza e la frustrazione di una persona che desiderava un qualcosa di più a livello culturale, ma che nell'ambiente provinciale non riusciva a trovare. E noi cerchiamo di porre rimedio. E per chi volesse approfondire il carattere, gli obiettivi e l'origine di questa iniziativa, l'appuntamento è con l'altra campana, subito dopo il telegiornale. Ospite Antonio Piano, socio fondatore dell'associazione culturale Maria Teresa di Lascia. Dicembre è il mese ormai, come di consueto, dedicato alla raccolta fondi Telethon sul territorio. Le iniziative sono già partite, sono partite il 2 dicembre scorso, termineranno a fine gennaio con il concerto del cantautore Povia. Allora, questa mattina l'illustrazione della manifestazione. È stato presentato il calendario di iniziative promosse dal coordinamento provinciale di Foggia della Telethon. Come ogni anno, il mese di dicembre corrisponde alla raccolta fondi, che contribuirà a donare un sorriso alla ricerca per le malattie genetiche. Sul territorio foggiano le iniziative sono già partite il 2 dicembre scorso, coinvolgendo diversi paesi, ma soprattutto i più piccoli delle scuole, fino a punti di ritrovo all'interno del centro commerciale o grandi idee che coinvolgeranno bar, manifestazioni culturali e associazioni sportive. Per concludersi così il 22 gennaio con il concerto di Povia a Foggia. Cartusi Edizioni e Telethon Italia entrano nelle biblioteche e quindi nelle scuole elementari, andando a prendere quel target che poi di fatto è quello che ci interessa di più, anche perché paradossalmente è brutto da dirsi, è anche quello dei pazienti Telethon, cioè dei bambini affetti da malattie genetiche. Cammina da quel giorno il progetto, il 4 c'è stato Carmine Fara con Mongolfiera che farà 5 giorni e via dicendo così fino al 24 di gennaio. Abbiamo allungato il periodo perché la sovrapposizione di date non permetteva di fare tutti gli eventi nel mese di dicembre, ma anche perché speriamo quest'anno di superare il già ottimo risultato l'anno scorso che ci ha attestato tra i primi 10 coordinamenti d'Italia. Credo che sia importante che cresca un criterio di coscienza civile molto più diffuso, perché politica dei grandi numeri, tantissime persone fanno un piccolissimo contributo e danno grandi risultati. È la logica su cui è partita Telethon 26 anni fa, 26 anni dopo Telethon raccoglie 60 milioni di euro. Siamo lontanissimi dai risultati importanti di fondazioni analoghe in altri paesi, nella cultura del National Trust inglese, nella solidarietà il Telethon francese, che va su importi decisamente più alti con risultati scientifici più alti. Quello che conta però è il percorso, e credo che quello che stiamo facendo in Italia e anche molto bene qui a Foggia sarà la strada giusta di domani. Toni Sant'Agata, artista foggiano, celebra 80 anni e lo fa a Foggia. Cantautore, ma non uno qualsiasi, Toni Sant'Agata, vanta un primato, primo folk singer a lanciare la canzone d'autore. Musicista, cantante, attore, la critica è da sempre dalla sua parte, lo considera uno dei massimi artisti italiani nel mondo e il pubblico gli regala sempre ovazioni. Antonio Morese, così è registrato all'anagrafe, festeggia 80 anni. Li festeggia a Foggia, a Palazzo di Città, in compagnia del sindaco Franco Landelli e del figlio del cantautore sant'agatese Francesco Saverio Morese. La festa prosegue a Teatro Giordano, la
l'appuntamento è domenica 13 dicembre alle ore 21, ingresso gratuito fino esaurimento posti, e il maestro con noi si lascia andare a ricordi speciali. Quando l'attuale regina del Belgio, Paola di Liegi, in un concerto che la Croce Rossa Italiana dedicò a lei e mandò Toni Sant'Agata in rappresentanza dell'Italia, quando finì il concerto lei mi disse: Toni, ma questa terra che tu canti è così bella? Io dissi: Paola, molto ma molto di più. Voi ragazzi dovete prendere in mano voi le redini di questo nostro territorio e capire che noi non dobbiamo andare da nessuna parte, perché ci abbiamo già tutto qua. A noi ci porta assai, proprio tantissimo. Foggia rende omaggio ad un artista a 360 gradi e Sant'Agata di Puglia, il paese che gli ha dato i natali, lo celebra come un eroe. Ed in fondo il maestro ha svolto imprese eroiche: portare la Puglia negli anni 70 fuori da certi confini, con 18 milioni circa di dischi venduti, oltre 6.000 spettacoli in tutto il mondo, uno su tutti, quello al Madison Square Garden. Ma altrettanto indimenticabili sono per Toni Sant'Agata le notti alla Taverna del Gufo con l'amico Arnaldo Santoro. Le radici del cabaret affondano qui. Maestro, come descriverebbe la sua carriera? Io direi incredibile. Io la definisco una carriera fantastica. L'ambasciatore della Puglia chiede come regalo al primo cittadino del capoluogo da un concerto in piazza. Landella risponde: lo faremo. Nel frattempo, a sorpresa, arriva una grande torta e il brindisi, come ogni compleanno che si rispetti. Buon compleanno, maestro. Grazie, grazie. Oh, saltiamo, perché dobbiamo far vedere che noi siamo ragazzi, non è che a 80 anni incomincia di nuovo la vita. E ieri è stata anche la serata dedicata a Alessio Giannone, alias Pinuccio, per un divertente spettacolo al Teatro del Fuoco. Grande spettacolo, apprezzatissimo ieri al Teatro del Fuoco per Alessio Giannone, alias Pinuccio, tornato a teatro con il suo spettacolo che racchiude il meglio della comicità nata sul web, in una manifestazione organizzata dal Lions Club Arpi, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza per l'acquisto di due pedane per disabili per gli autobus. Il comico barese, approdato a Canale 5 come corrispondente pugliese di Striscia la Notizia, dà il meglio della sua satira politica e racconta il nuovo Pinuccio, quello reimpegnato nella denuncia civica dei problemi dei pugliesi. Come si concilia, ecco, la comicità con la denuncia civica? Beh, diciamo che la comicità fa parte di involontariamente anche di chi ci governa, quindi io cerco di cogliere la comicità negli atti governativi, che siano quelli comunali, provinciali, regionali, nazionali. E in realtà poi la parte comica diventa difficile rispetto a tutto quello che accade, perché accadono delle cose che uno le studia e ti viene da ridere, dice: adesso come faccio a far ridere rispetto a questa cosa che fa ridere di per sé? E quindi credo che poi alla fine sia facile far ridere rispetto a quello che accade, ahimè. Nei miei spettacoli, diciamo, cerco un po' di, io dico sempre, spero che tutti quanti, tutta la platea per quest'ora e mezza rida, però c'è poco da ridere. Sì, c'è poco da ridere. Poi abbiamo già visto i primi servizi qui per quanto riguarda la Puglia, Marina di Lesina, Ortanova. Ortanova è bellissimo, anche perché mi stanno arrivando altre cose, sempre della stessa problematica, altre cose non pagate, belli. Infatti mi sa che ritornerò e voglio diventare amico di questa persona. Il depuratore di Foggia, puzza, come sto fatto? Lo sapete voi, a Teleblu arriva la puzza a Foggia del depuratore. Voi avete fatto già Teleblu qualche cosa sul depuratore? Mi hanno detto che la situazione è particolare. Dai, dimmi tu qualche cosa. Ah, e poi l'altro problema è che da Bari, se vuoi arrivare a Foggia, non arrivi, perché i cartelli sono tutti sbagliati. Pure? Sì, perché o fai 70 km in 2 km, cioè per la velocità della luce, oppure si allontana, si avvicina. Però non sulla 16, sull'altra, che è la 98. Fatevi il tratto Terlizzi-Corato e vedete i cartelli per Foggia. A un certo punto non capisci più niente. Dici: o è la città che si allontana, o io che mi cioè il mondo che gira al contrario, quindi io mi sto avvicinando ma non lo so. È meraviglioso. Fatevi un giro. Tu non te lo fai, perché poi là poi in mezzo alla strada stanno dei diversivi a pagamento. Ed ora invece parliamo di sport.
Il Foggia batte allo Zaccheria il Benevento e si prende i quarti di finale di Coppa Italia Lega Pro, finisce 3-2 per i rossoneri. De Zerbi, come preannunciato, schiera i calciatori meno utilizzati finora in campionato con un paio di giovanissimi rubati alla Berretti di Sergio Di Corcia, Adamo e Sansone, e solo due titolari, Agnelli e Gerbo, quest'ultimo nel ruolo inedito di esterno destro basso, ma solo perché entrambi non potranno esserci domenica prossima con il Cosenza perché squalificati. Di contro il fischiatissimo Oteri fa poco turnover e manda in campo 7 titolari, strategia che sembra dar ragione al tecnico campano visto il gol iniziale di Sissé, che approfitta di un errore di De Giosa poi impeccabile e beffa con un pallonetto amicale. Il Foggia reagisce in fretta e dal 18° pareggia con un colpo di testa del suo bomber di coppa, ma si spera presto anche in campionato. Alessio Viola su angolo di un ottimo Bollino che poco più tardi manda a rete per il 2-1 anche Davide Lodesani con una splendida assistenza. Gli stregoni sbandano ed il Foggia ne approfitta per assestare il colpo del 3-1, afferma ancora Alessio Viola, ancora su assist di Bollino. Nella ripresa, dopo 11 minuti, il 3-2 degli ospiti si grado di nuovo da Caramoco Sissé, grazie ad un altro disimpegno errato del retroguardia foggiano, questa volta di Gerbo. Finisce così, ma non senza emozioni, Foggia, un bel Foggia, che De Zerbi pennella con gli ingressi di Riverola, Iemmello, Liagono, sfiora in almeno 3 occasioni il quarto gol, riduce ai minimi termini le velleità del Benevento e poi va a prendersi gli applausi meritati dei suoi tifosi. Ed ora le previsioni meteo. Un affettuoso saluto amiche e amici di ilmeteo.it. Previsioni per venerdì 11 dicembre 2015. Poche nubi sull'Italia, ma più nebbie sulla pianura padana e sole sui rilievi. Ecco il dettaglio preparato da ilmeteo.it. Al nord continua la presenza di nebbia o foschia anche densa sulla pianura padana, sole prevalente invece sui monti sopra i 200-400 metri. Spostiamoci al centro, qualche foschia mattutina sulle valli appenniniche, sole prevalente con cielo poco nuvoloso sul resto dei settori. Raggiungiamo anche il territorio del sud, più nubi e occasionali piovaschi tra il Foggiano e il Potentino, cielo poco o parzialmente nuvoloso invece sul resto delle regioni. Come saranno i venti? Saranno deboli da nord su Adriatico e Tirreno, di libeccio sul Mar Ligure, forti settentrionali sul Mar Ionio. E concludiamo con le temperature previste per questa giornata. Minime che risultano essere in leggera diminuzione. I valori saranno compresi tra i meno 6 gradi di Bolzano e i 13 gradi di Palermo. Durante il giorno le temperature partiranno dai 4-5 gradi di Torino, Milano e Venezia fino ai 16 gradi di Palermo e Cagliari. Il meteo.it vi augura di trascorrere un buon fine settimana. Arrivederci. E io vi lascio all'altra campana, grazie per l'attenzione, arrivederci.